Siamo con il cast a gran completo della Cena dei Cretini in scena al Teatro Leonardo dal 21 di settembre. Un pezzo che viene definito una macchina comica perfetta. In che senso? Lo chiedo a Nino Formicola, regista, ma anche a tutto il cast, che dopo vorrei che si presentasse uno per uno. Ma guarda, è una macchina, io ho 45 anni, non mi ricordo più quanti anni che faccio questo lavoro, e ho sempre fatto, ho cercato di fare delle cose comiche. E abbiamo preso noi per anni i classici della comicità, da Feydeau a Chekhov a Simon, Frayn, e abbiamo fatto, diciamo, il fior da fiore della comicità mondiale. E ti posso garantire che commedie che abbiano un impatto sul pubblico, parlo del divertimento naturalmente, come questa c'è solo rumori fuori scena. Sono le due commedie che quando il pubblico esce per forza dice al suo amico: guarda, valla a vedere perché è veramente troppo da ridere. E dico, non è un caso che è la terza volta che la rifaccio, l'ho fatta nel 2000, nel 2010, nel 2020, poi si è interrotta per la pandemia, adesso l'abbiamo ripresa. È perché è una commedia veramente, veramente semplice, divertente, ma con una bella morale. Questo è il senso di questa commedia. La scelta di Max Fiso, tu dici che l'hai scelto anche per la sua comicità un po' stralunata, in che senso? Beh, certo, dunque, io l'ho sempre fatta con Andrea. Andrea aveva un tipo di umorismo di un certo tipo, aveva una fisicità di un certo punto, di tipo. Max Fiso per due motivi. Prima di tutto perché lui ha la faccia da buono. Cioè, Max Fiso potrebbe fare tutto nella vita, tranne che il cattivo. Non ci credi che è cattivo, perché c'ha, ma se infatti, anche se fai così, sembri Così solo un pirla, capisco. non un cattivo. Ed è buono, cioè lui ha l'atteggiamento, anche se è poi grande, grosso, è buono, hai capito? E ha un'empatia nei confronti del pubblico, per cui la sua semplicità si sposa benissimo con l'ingenuità e con la semplicità del personaggio. E questo ha fatto sì che la commedia, pur essendo stata montata e fatta in un modo diverso che con Andrea, abbia avuto un funzionamento straordinario quando l'abbiamo Presentiamo anche i personaggi, il cast. Iniziamo dalle signore Alessandra Schiavoni. Parliamo dei tuoi due personaggi, se Sì, non è. sono la moglie e l'amante, faccio due ruoli. Quindi prima faccio una moglie, una donna molto raffinata, molto composta, e poi una squinternata, Sì, appunto. un'amante squinternata. Pietro De Pascalis invece l'amico È storico. l'amico del cuore, è Esatto, l'amico Giusto LeBlanc. Giusto LeBlanc, lo scrittore amico dell'editore, e c'è una storia fra di loro per via di Christine che è stata palleggiata fra le due, e poi c'è, eccolo Io sono lo stronzo della situazione. lì, Io sono questo, l'esattore delle tasse. Lucien Cheval, Lucien Cheval. il cattivo Il della cattivo. situazione, il cattivo. Equitalia. Zitto, cioè, No, per dire, no, per far capire. stacca il tavolo, non E voglio poi avere a che fare con te. abbiamo Cioè, Pignon, che è è poi il Pignon fulcro che di. appunto fa queste simpatiche uscite a ad min, ad Sì, Pignon è un personaggio, sì, appunto la vittima predestinata, che però ribalta i carnefice. ruoli e alla fine diventa carnefice e la vittima diventa questo signore che abbiamo programmato tutto per fare una bella seratina divertente alle sue spalle, invece si Per chi ribalta. non conoscesse la storia è semplicissima. È la storia di un editore che fa delle cene per sfottere dei cretini. Una sera gli capita il colpo della strega, ma gli arriva quello che aveva invitato alla cena. Cosa succede? Che questo signore, assolutamente inconsapevolmente e in perfetta buona fede, lo fa lasciare dalla moglie, lasciare dall'amante, gli chiama in casa l'ispettore delle tasse, gli fa una serie di danni incommensurabili senza proprio rendersene conto. La forza della commedia è proprio questa. Anche un po' di cattiveria, se No, vogliamo. lui Lui zero. no. No, 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 la è cattiveria iniziale che sì, dai la cattiveria ce l'ho l'inizio, io, sì, ce esatto, l'ho e io poi nei c'è suoi un karma che confronti non e diremo. che mi si ritorce contro. Esatto. Ma proprio il fatto che faccia ridere molto, fa ridere molto proprio per questo motivo, perché lui fa delle cose semplicissime, ma in un meccanismo comico che scatena l'ilarità. C'è questo comunque senso un po' della cattiveria nella comicità francese che a volte in quella italiana non c'è tantissimo. Penso per esempio a Le Pernod et le Tourne d'Ordure, che è una famosa commedia degli anni Ottanta di Poirot, anche il Rompiballe che è di Weber, comunque c'è. Sì, Secondo è vero, il te c'è meccanismo. questa cosa in più rispetto alla nostra di comicità? Avuto degli episodi forse più cinematografici, non abbiamo la Cinematografica, drammaturgia no, noi teatrale, non però se abbiamo. pensi a Tognazzi, Sì, Sordi, Tognazzi, Sordi, no, al cinema Quarta sì, crudeltà, in cioè teatro no, quel anche per un programma no. motivo molto semplice: noi non abbiamo una storia comica
comica, drammaturgicamente, una storia comica italiana non c'è, perché noi... A parte la commedia napoletana. A parte Salemme, che guarda il caso è cattivo. Guarda il caso, perché la comicità ha bisogno di una parte di cattiveria, eh? Perché la comicità che cos'è? Lo sguardo cinico, certo, su una cosa normale. Cioè, il famoso detto, se c'è una signora che è grassa, che inciampa, cade in una pozzanghera, uno dice poverino e l'altro si mette a ridere. Certo. La buccia di banana, questo è il discorso. C'è molto spazio all'improvvisazione, volevo sapere chi di voi cede più facilmente all'improvvisazione, nel senso che non riesce a trattenere le risate a volte anche. Questo non te lo so ancora dire, questo non te lo so ancora dire, te lo dirò prossimamente, ma l'improvvisazione in questa commedia è stata usata per allargare certi momenti comici. E a questo punto quelle che hanno funzionato le abbiamo fissate, è stato fissato tutto. A questo punto sì, può succedere che venga fuori una cosa così, però insomma è difficile. Ma poi dipende secondo me dai personaggi. Io no, lui come esattore delle tasse, voglio dire, non ho un margine di improvvisazione. Pisu come Pisu invece. No, Pisu come Pisu e Pier come Pier, cioè, alla grande. Infatti non possiamo dire quanto dura. No, ci sono delle scene che non abbiamo neanche provato perché saranno appunto improvvisate. Sappiamo com'è questa scena, ma non l'ho voluta provare proprio per dare al pubblico la sensazione non di un'improvvisazione, perché la sappiamo, però non l'abbiamo provata per non ingessarla, in maniera che venga come venga, perché è talmente divertente che preferiamo così. Volete ricordare voi l'appuntamento, le date, dove, quando? Sì, prego. Sì. Allora, Teatro Leonardo da Vinci, Piazza Leonardo da Vinci, dal 21 al 16, tutti i giorni alle 8:30, la domenica alle 16:30, tranne il lunedì e il martedì che facciamo riposo. 21 settembre e 16 ottobre. Esserci tutti. Okay.